Ciao Yves, prima domanda sarà forse un po' banale, te l'avranno fatta spesso. Stiamo parlando con un centrocampista, con un attaccante, con un esterno, con chi stiamo parlando? Di uno che fa fare tutti i ruoli, solo dipende da me, non è che dipende dai ruoli, secondo me. Io sono uno che devi lasciare giocare, anche mettimi in difesa, ma se mi lasci giocare posso farti tutto. Poi, dopo, in Italia ci sono troppe tattiche che devi fare questo, devi fare. Io cerco sempre di seguire queste cose, poi di farle queste cose. Ma posso fare tutti i ruoli io. Senti, l'anno scorso però dichiaravi la tua felicità nel fare gol. È vero che ne hai fatti anche 20, non è che ti manca un po' questa emozione, diciamo. Mi manca tanto. Io l'anno scorso sono abituato a fare gol. Quest'anno non l'ho ancora fatto uno, però mi manca tanto, come l'ho detto. Spero di quando entro al campo di farla subito. E sono fiducioso di farli. Solo che sto aspettando un mio momento. Basta. Ecco, per certi versi, come stai vivendo questo inizio di stagione in cui, diciamo, il campo lo stai vedendo poco, insomma, stai faticando a trovare spazio? Ma sto crescendo tanto, dico. In questo momento sto crescendo perché l'anno scorso ho quasi giocato tutte. Quest'anno sto capendo un pochino cosa vuol dire essere fuori. E io dico sempre quando sono fuori, è lì che voglio sapere se sono all'altezza o no, perché gli dico veramente se sono bravo, devo riuscire a giocare in questa squadra. Però per dire la verità, non è che quelli che mi conoscono bene sanno che quando sono fuori sono un'altra persona, ma devo. Non devo farlo vedere, devo lavorare tanto e per tornare in campo. Io lo farò sempre e dimostrerò di essere all'altezza e aspetto solo il momento di entrare in campo per far vedere. Però bisogna avere pazienza perché Dio è con i pazienti. Ecco, l'ultima da parte mia, forse anche questo magari il passo in avanti che devi fare, ovvero imparare a essere la stessa persona sia quando stai fuori che quando stai dentro, ovvero riuscire sempre a dare il massimo. Ecco, lo so, quest'anno mi dicono che sono cresciuto tanto, quelli che mi conoscono bene, perché di solito quando sono fuori sono un'altra. Impazzisci. Ecco, facevo tutte le altre cose, però quest'anno sto crescendo tanto, perché sto fuori ma non mi rendo conto tanto che sono fuori. Qualche volta mi dico, oh, ma sto fuori, però mi passa veloce, ma è così che si cresce, perché. Sapere quello che vivono gli altri che sono sempre fuori, che giocano di meno, ti fa pure te pensare che puoi un giorno ritrovare a essere fuori e giocare. Poi quando sai tutti e due, quando cos'è giocare sempre e essere fuori sempre, poi lì cresce, non è che è una cosa male, però siamo tanti giocatori che siamo forti, un bel gruppo, quindi si possono giocare tutti. Dobbiamo solo essere bravi a allenarsi bene, a essere pronti e quando arriverà il momento di dare tutto e così non deludi lo stesso, sei tu lo stesso. Senti, forse il problema è anche che c'è un Parma che non ha trovato ancora una propria identità, perché è iniziato col 3-5-2, poi è passato ad altri sistemi di gioco. Nel 3-5-2 tu avevi un ruolo, magari nel 4-4-2 è un po' più difficile. O magari nel 4, che ne so, 3-2-1 che ci sarà, potresti averne uno più importante. Dico di sì, siamo un gruppo che è forte, un bel gruppo, fantastico, quindi stiamo crescendo giorno dopo giorno e vedranno che è un bel gruppo che può vincere il campionato, però il campionato di Lega Pro ho sempre detto che è il più difficile in Italia che c'è, quindi il Michel cercherà di giocare come vuole, noi dobbiamo solo adeguarci con. Come prima, perché siamo dei giocatori, non dobbiamo dire che dobbiamo solo giocare con un modulo. Penso lui che dobbiamo giocare, poi noi ci adeguiamo. Il modulo penso che dipende dai giocatori.
Senti, questo inizio è stato difficile soprattutto dal punto di vista mentale. Nella stessa partita si vedevano due squadre qua. Cioè, nel senso, magari iniziava come sabato, un Parma floscio e poi dopo nel secondo tempo usciva alla distanza. Come mai, secondo te? Oh, all'inizio, questi inizi di partita facciamo sempre fatica a uscire subito, a essere subito in partita. Poi in secondo tempo o siamo subito in partita o dopo caliamo in secondo tempo, non so. Ma fisicamente siamo bene, non so di cosa è. Però stiamo parlando tanto di no entro noi per capire cos'è. Ale ci parla tanto prima della partita per essere pronti già, entriamo subito in partita, tutte queste cose, ma non è facile. Giocare con Parma, gli altri sembrano che vanno a 2000. E quando vedi le partite che giocano un'altra squadra è tutto diverso. Dobbiamo sapere che siamo Parma, siamo i più forti e dobbiamo dimostrare sempre in campo. Secondo me, come ho detto, quando giocano con il Parma hanno più forza. Uno dice no, devo farmi vedere e gioco più la partita della sua vita. Noi dobbiamo essere più pronti e sapere che siamo i più forti. E lì lo dobbiamo trasmettere in campo. Lo devono sapere entrando allo stadio Tardini, lo devono sapere subito. Senti, prima Sandra parlava di difficoltà all'interno della partita. Ci puoi spiegare le difficoltà che hai trovato tu magari nell'interpretare il nuovo ruolo? Perché, come dicevate prima, non eravamo abituati a vederti a centrocampo, ma in attacco. Quali sono state le tue difficoltà? Se ci sono state. Un pochino, sì, perché non ero libero e dovevo seguire i consigli che mi davano dietro e fuori. E lì ci pensavo tanto, non è che ero un giocatore che era libero di andare a giocare senza pensarsi tanto. Prima giocavo, mi divertivo tanto, però lì era un ruolo che devi coprire, devi tornare indietro, devi sapere quando devi andare tutto. Inserimento tutto, devi sapere farlo. Era un'altra cosa, dovevo adattarmi e non era facile farlo così presto. Poi il mister ti ha messo, se non sbaglio, domenica come ala, prima a destra, poi a sinistra, lì ti sei trovato un po' meglio. Possiamo dire che quello è il tuo ruolo preferito se proprio non devi fare l'attaccante. Dico di sì, se non faccio l'attaccante faccio meglio fare questo ruolo. Però come ho detto, il ruolo non dipende dal mister o dipende da me, dico. E avendo giocato 3 partite da mezzale e uno lì, ho capito tante cose. Dico, quando entrerò saprò cosa devo fare e quando devo solo tornare, perché in attacco sanno che posso andare dare tanto in avanti, quindi devo solo pensare a tornare a difendere un pochino. Sostan.